Ciao a tutti, benvenuti. Vediamo in questo video. Le donne lo adorano. Ecco come diventare irresistibile in amore. Allora, dobbiamo tenere devi tenere presente che se vuoi sedurre le donne, devi, diciamo, seguire delle strategie specifiche. E in questo video parleremo di un argomento che interessa a molti uomini, cioè come diventare irresistibili in amore. Sappiamo che l'amore è un sentimento complesso, l'amore è un sentimento per il quale non esiste una ricetta totale, diciamo, una ricetta magica per conquistare ogni donna. Però ci sono degli accorgimenti che si possono adottare e possono aumentare le tue chance di seduzione, le tue chance di successo. Vediamo 5 consigli per diventare un uomo irresistibile in amore, delle cose che le donne adorano, perché le donne adorano gli uomini che sanno dimostrarsi irresistibili in amore. La prima cosa che devi fare è la sicurezza in se stessi. Sii sicuro di te stesso. La sicurezza in se stessi è una delle qualità che viene più apprezzata dalle donne, che ti rende più attraente. Quando ti senti sicuro di te stesso, emetti un'aura di carisma e fascino che le donne trovano irresistibile. Allora uno dice: ma come faccio a diventare irresistibile? Qual è il metodo che posso usare per diventare veramente irresistibile in amore? Beh, ci sono diverse cose. La prima cosa è, ad esempio, utilizzare delle forme di meditazione, dei mantra che devi ripeterti, sfruttando le caratteristiche della parte emotiva che quando vive uno stato emotivo, diciamo, è molto più ricettiva e trasforma quei messaggi in realtà. Ti faccio un esempio pratico. Se tu vuoi, diciamo, essere sicuro di te, proprio quando magari hai un appuntamento con una donna, oppure ti vai a procurare delle situazioni in cui, ad esempio, vai a approcciare delle donne per strada, delle sconosciute, quando senti salire la tensione emotiva, ti ripeti: io sono sicuro di me, io posso conquistare qualunque donna, sempre al positivo. E poi fai l'azione. L'azione con distacco dal risultato, ad esempio, semplicemente per provare ad approcciare delle donne, provare a parlare con delle donne senza essere attaccato al frutto del risultato. Questo in poco tempo, veramente in poco tempo, ti renderà sicuro di te, le donne lo troveranno irresistibile. Poi il secondo suggerimento, anche questo molto importante, che ti posso dare è: sì, un buon ascoltatore. Le donne amano veramente Buongiorno, sentirsi come posso ascoltate. aiutare? Le donne amano veramente sentirsi ascoltate, sentirsi capite. Questo è un punto fondamentale che tu devi mettere in atto. È Non so se. veramente un punto strategico. È qualcosa che devi fare ed è veramente fondamentale, veramente importante se tu vuoi ottenere dei risultati. Quindi sii un buon ascoltatore. Le donne, quando percepiscono che un uomo le sa ascoltare, quando percepiscono che un uomo le sa capire, si innamorano molto di più, si innamorano veramente tanto. Questo come devi fare? Beh, fai delle piccole domande che devono andare a toccare delle aree potenzialmente distoniche per una donna. Queste aree potenzialmente distoniche sono, ad esempio, i rapporti con la famiglia d'origine. Fai qualche domanda, chiedi tuo padre, tua madre, se lei avrà dei conflitti, delle situazioni negative, lo espliciterà e questo le farà tirare fuori delle emozioni, perché anche qua sfrutta una caratteristica della sfera emotiva che non distingue il bene dal male, non distingue il piacere dalla sofferenza, ma la sfera emotiva tende a innamorarsi di chi gli genera emozioni, di chi gli produce tensioni emozionali. Quindi è molto importante essere un buon ascoltatore.
e fare qualche piccola domanda, in questo modo automaticamente la donna si infertilizzerà. L'errore che fanno molti uomini è invece quello di parlare delle loro cazzate, magari parlano di auto, parlano del lavoro che fanno loro, non conta un cazzo questo, non gliene frega un cazzo a nessuno. Anzi, se tu ti vanti di essere ricco, di aver questo e di aver quello, troverai soltanto delle scroccone, delle riviste, delle arrampicatrici sociali, che non te la daranno e ti scroccheranno. Non devi assolutamente dare nulla, non è che devi farti percepire come uno che vuole sedurre dando. Non è così, le donne si seducono ricevendo, perché agli amici si offre, agli amanti si dà, si dona. Quindi una donna che ti vede come un uomo alfa ti darà, non ti chiede. Agli amici si chiede, agli amanti si offre, e questo è il punto fondamentale. Quindi evita assolutamente, diciamo, di parlare delle tue cose meno possibile. Tra l'altro questo genera mistero ed è fondamentale. Poi fatti vedere, questo piace molto alla sfera emotiva e anche alla sfera logica della donna, e non ti costa niente, sii gentile e premuroso. Le donne sono attratte dagli uomini che sono gentili, premurosi, ma no, ovviamente non deve essere il cavaliere servente che ha la scarrozza in giro, però, che ne so, le apri la porta, la fai passare, questo la valorizzerà. A te non costa assolutamente nulla e piace sicuramente alla parte logico-razionale, perché la parte logico-razionale le guarda queste cose. Ovviamente non deve cadere nell'essere, diciamo, un cavalier servente, perché il cavalier servente è un perdente. E il quarto punto è essere divertente e allegro. La positività, il buon umore sono contagiosi. Quando sei divertente e allegro, crei un'atmosfera piacevole e rilassata che le donne trovano attraente. E poi vale sempre il detto, donna che ride, mutanda che cala. Quando una donna si sente attratta, quando una donna sente queste cose, tenderà ad essere più coinvolta con te. È molto importante questa cosa, essere divertenti, essere allegri è un fatto fondamentale. E poi il quinto punto, essere autentici. Cioè, non cercare per lei di stravolgerti perché non riusciresti a comunicare nel modo giusto. Non cercare di essere qualcuno che non sei. Le donne hanno un sesto senso, sono in grado di riconoscere quando un uomo sta recitando una parte. Quando invece non reciti una parte, dimostri che sei autentico, che sei genuino, che sei un uomo forte. Allora diventi un maschio alfa. Segui questi cinque consigli, seguendo questi consigli potrà aumentare le tue chance di successo in amore. Ovviamente non esiste una garanzia, però tuttavia queste cose ti aiuteranno a migliorare la tua autostima e a diventare più attraente agli occhi delle donne. E se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti, condividi il video con i tuoi amici. Ovviamente ti do alcuni bonus ancora, alcuni consigli aggiuntivi che ti suggerisco di utilizzare. Cura il tuo aspetto, non devi essere un modello, però devi curare il tuo aspetto. Vai in palestra e fai i pesi, che questo serve molto. Sii un uomo attivo, le donne sono attratte dagli uomini attivi. Sii ambizioso, le donne sono attratte dagli uomini che hanno obiettivi e che lavorano per raggiungerli. Sii un uomo di valore, un uomo che ha dei valori. Ecco, anche questo è un punto fondamentale. Metti un like e condividi il video con tutti i tuoi amici. Naturalmente ti ricordo che sul canale ti puoi ovviamente iscrivere gratuitamente attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo inoltre che sul canale puoi abbonarti, e abbonarsi è facile, basta andare nella home page e cliccare sul tastino Abbonati.